cucciolini, buongiorno! Qua siamo in fibrillazione, soprattutto Vanessa, perché inizia? Ed è contentissima! Meno male, tu sei contenta? No. Perfetto. Allora, oggi questo video lo faremo perché sta iniziando l'anno scolastico, ma non solo della scuola, anche del catechismo. E qual è la nostra novità di quest'anno del catechismo? Che? Andiamo al catechismo. Alla bicocca. In bicocca abbiamo cambiato parrocchia, quindi loro sono felicissime perché saranno con i loro compagni di scuola. Finalmente Anastasia sarà felice di andare a catechismo, vero amore? Sì. E quindi oggi ci sarà il primo incontro con il prete, che speriamo che ci indichi anche quale sia il giorno del catechismo. Ma poi, cosa faremo? Proprio perché siamo in fibrillazione, cosa facciamo? La paniscia! Cos'è la paniscia, cucciolini? Voi non lo sapete, magari scrivetecelo nei commenti, ma non è vero, Anastasia dice cose così folli. Comunque la paniscia è un piatto tipico novarese. Andiamo a comprare tutto ciò che ci serve per la scuola. Andiamo a comprare le merendine che ci servono per andare a scuola e prepariamo già lo zaino con i libri e quello che ci vogliamo portare il primo giorno. D'accordo? Ok. Andiamo? Che il prete ci sta aspettando? Sì. Però Anastasia, sta pancetta di fuori io non la voglio vedere, perché se ti ammali mercoledì salti la scuola e io ti porto lo stesso. Ragazzi, c'è un tempaccio, come potete vedere. Le due. Dove siete? Qua. Ciao. Ciao. Ci siete? Sì. Siete bagnate? Sì. Bene. Sì. Ottimo. La bimbe, messa finita. Vabbè, non ho potuto ovviamente riprendere in chiesa. Quindi, allora, tu Vanessa potrai fare catechismo o il venerdì o il sabato. Però il venerdì. Vediamo. Io ho il martedì per me. O il sabato. Sì. Tu invece o il martedì o il sabato. Se decidete di farlo il sabato lo fate insieme. Nel senso con due gruppi diversi ma allo stesso orario. In caso contrario... no, sono due giorni diversi e per me è un incubo. Adesso andiamo a comprare le merende per la scuola, va bene? Sì. Dai. Prendiamo due cestini, uno per me e uno per voi per le vostre merende. Ma qua Vanessa andava in piscina. Sì. Cosa hai preso? Sì, più grossa. Anastasia, allora, una cosa molto importante Vanessa, come ti ho già anticipato, che magari non si potrà fare oggi. Io voglio che tu fai colazione. Capito? Anche salata se vuoi, ma anche tu devi far colazione. Visto che compri la Nutella, la mattina ti alzi prima e fai colazione, d'accordo? Ok. Ma non erano solo queste. Cos'è che volevi? Ecco. Le crostatine? No, quello lì non lo mangi. Questo non mangerai. Che cos'è? Ma lo snack? Lo mangi te? Ma magari per far colazione al mattino mangi, cioè, questo. Cioè, no, per te. Più che per lei, perché lei deve mangiare diversamente. Bravo. Perché va alle medie e deve mangiarsi un po' di panino. Allora, però prendili anche quelli che li mangio a casa. Sì. Perché a colazione al mattino non ti va? Non mi piacciono più questi. No? Kelly, cosa vuoi prendere? Vanno bene queste tre. Sì, tre. Sono quattro perché poi se ne voglio un altro io. Basta? Qui? Ok. Ma che cosa con i merenda si fa? Ma che un bel panino col prosciutto, col salame. Bene, dipende da quello che vuoi. Un panino, secondo me, è la soluzione migliore, Vane, perché ti devi saziare. Vanessa ha detto, diamo a mamma che andiamo a prendere dolci. I dolci? Cosa avete preso? Le focacce. Le congeliamo, te le scongelo la sera prima e la mattina te le faccio buonissime per la colazione, anche il pane. Ok, perfetto. Andate a prendere anche qualcosa di dolce. Anche tu devi pensare a cosa vuoi per la colazione, eh. Non per adesso, ok? Fatemi vedere un po'. Vedo che cose, eh? Poche cose? Sì, questo. Poi quello che vedi qua sotto. Di queste cose qua, c'è qualcosa che voi utilizzerete per la colazione? Sì. O finiranno entro domani mattina? Togo, cereali, questo. Ok, per te sì, Ani, è vero, hai ragione. Anche per te, perché tu puoi portarti anche un dolce insieme al panino. Oppure se magari non ci vuoi di mangiare, prendo questo. Come fai a non aver voglia di mangiare? Non lo so, magari così mi chiude lo stomaco, capito? Quando? A colazione puoi mangiare anche i cracker, lo sai? Sì. Allora Anastasia, siamo tornati a casa e dobbiamo etichettare i libri di scuola, eh? Prendi i libri, le etichette e mettiamo i nomi, anche sulle copertine, eh? Mi raccomando, perché non ci sono i nomi, sono nuove le copertine. Vuoi scrivere anche lì il tuo nome? Va bene. Sì. Ora i quaderni. Sì. I quaderni servono. Comunque domani non portiamo tutto, eh? No. Domani portiamo qualcosa, Ani, altrimenti cadi dalle scale. Poi questa carta e merda. Etichette? Dove sono le etichette? Ah, le etichette. Eccole.
Perfetto, le penne. Okay. E poi qua sotto abbiamo i libri. Adesso devi prendere l'astuccio o soltanto i libri. Ce la fai da sola? Sì. Mamma mia, che forte. Ok. Perfetto, amore. Bravissima. Adesso ti conviene etichettare. Ragazzi, la mamma è andata a cucinare, ora lo faccio io da sola. Iniziamo con che bello è un libro. E scrivo il mio nome, il mio cognome e scrivo anche la classe, dai. Così almeno non mi dimentico. Ok, e un attimo è entrato mio papà. Così fatto, randaccio, terza. Perfetto, fatto. Il primo l'ho fatto. Guardate. Ho fatto il cerchio un po' grande. Sì. Vabbè, dai. Dove li mettiamo quando l'ho fatto? Li metto qui perché praticamente ho riempito tutto lo spazio. E ora facciamo tesoro storie della terza. Passiamo uno di questi. Ok, trovata. Ok, lo mettiamo qua. Ok, scriviamo Anastasia randaccio. Anastasia. Ora randaccio, beh, il cognome. Sì, no. Senza cognome. Cosa succede? Non so se scrivere terza. Vabbè, ormai lo sto scrivendo in tutti, quindi scriviamo anche terza. Fatto. E questo, di grammatica, scrittura e riassunto. E il riassunto. Vediamo se c'è spazio. C'è molto spazio che l'ho messo sulle palline. Ne andaccio terza. Ok, ho fatto pure questo. Magia. Storia, geografia, scienza e tecnologia. Non vedo l'ora. Ok, quasi fatto, manca uno. L'ultimo tesoro storie di lettura. Guardate. 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 Ora ne rimangono tre, ma ce n'è un altro. Lo mettiamo qua. Anastasia, randaccio. Terza. Ah, ok, ho fatto, li ho finiti ora. I libri li ho finiti. Ora passiamo alle copertine per i quaderni. Guardate. Questo, poi questo. Il tesoro storie, vabbè. Quello di grammatica. Oh, ah. Ok, ci sono. Ok, ora passiamo alle copertine. Iniziamo. La materia qui è. Arriva. Nome Anastasia, presento, cognome randaccio, classe terza A e basta. Ok, sono nella casa nuova, la mia cameretta bellissima. Vabbè, lo sapete già. Oh, bella! Aspettate un attimo. Tutti a quadretti. Ah, è giusto. Mi sto immaginando ormai la prima a scuola. Dring, dring, la campana inizia. No, che brutto. Io mi ricordo anche quando era finita la scuola. Che casino. Quando dicevano 3, 2, 1. Happy birthday to you. Finito. Allora, tigre, bellissima. Wow. Tartaruga marina. Vedete? E la festa per gli adulti. La festa per i bambini. E un gatto che mangia la torta. E poi quando chiedono perché questo gatto è eccezione, ecco che tutti gli hanno la torta. Bellissimo. Vanessa, tua sorella è andata su a etichettare il materiale scolastico. Adesso tu prendi le ultime cose che abbiamo acquistato oggi e andiamo su e facciamo il tuo zainetto che tu hai già fatto, ma perché tu domani inizi la prima media, quindi non sappiamo cosa portare, ce lo diranno giorno per giorno, ok? Sì. Allora, Vane, fammi vedere lo zaino che hai preparato. Allora, ho messo la merenda. Già? Sì. Che merenda hai messo, amore? Ti faccio vedere. E la borraccia con la mia grande l'ho messa giù in frigo con l'acqua. Brava, ricordiamocela domani mattina. Chitte e birebi. Ok, ascolta, però io voglio che domani mattina tu fai colazione, okay. Un pochino, perché adesso sì. L'orario si... No, domani ancora no, diciamo che inizia alle 9 e finisce all'1, ma dopo domani ti ho già spiegato che tornerai a casa per pranzo verso le 2:15, okay. Ok, cosa ti stai portando domani per il primo giorno? Ho messo già l'astuccio, che avete già visto nell'altro video. Sì. E il diario. Ok, e oggi abbiamo acquistato i colori che non avevamo. Adesso vi faccio vedere. Sì. Allora, perché qui è così? Allora, questi. Bellissimo. Guarda qua, vedete? Bellissime, amore. Hai visto le matite? Ah, sono matite? Sì. Erano già dentro? Sì. Non me ne ero accorta oggi. Vedi che c'è anche la gomma? Che belle.
Perfetto, qua c'è un come si chiama? Un block notes. Block notes. Magari ci disegno poi. Ok. Poi questa. Sì. Una penna. E pennarello. Allora, questa è la penna che è bellissima, cioè vedi? Sì, è troppo bella, io la amo. E il pennarello, vabbè, è un pennarello normale. Non è un pennarello. Non è un pennarello, è una penna con una punta un po' più spessa. Una è sottile e l'altra è spessa. Okay? Bello! Ok. Wow, ma quanti sono? Tanti! Mazza, oh! Allora, io penso che fino a giugno sei a posto, eh? Non sì. Chiedere colore. E il block notes. E il block notes per prendere appunti se domani vi daranno qualche appunto da segnare. Ok? Sì. Quindi tu tutto. Sei proprio a posto. Hai a fatto posto. Già lo zaino e hai anche già la merenda, tranne l'acqua, nello zaino. Bravissima, amore mio. Non ti resta che andare a fare una doccia e andare a dormire. E non li metto qua dentro? Certo che li devi metterla dentro. Non so, se li vuoi lasciare a casa, faccio no. Io domani. Sei contenta di iniziare? Sì. Anch'io. Sono contenta che hai iniziato. Molto emozionata. Ok. E block notes. Perfetto, finito. Boh. Ah, i vestiti. Ah, domani come ti vesti? Allora, vi faccio vedere un attimino. Visto che non si possono portare i pantaloncini. Lo so. Ordi. No, esatto. Allora, calze della Nike. Sì. Con questi pantaloni. Sì, che abbiamo acquistato, benissimo. E la magliettina. E la maglietta della Jordan. Però ti devi mettere una felpa, mi sì. Raccomando, perché la mattina fa freddo. Ma ne abbiamo comprata una nuova di felpa. Sì, ma non però ne abbiamo bene. Altre, infatti. Va bene, vado a vedere Anastasia. Mi che ricordi punto domani è? Che sono qui? I vestiti? Sì, perché sì. Magari... Va bene. Anastasia, dove sei? Ecco. Ma hai lavorato un po'? Sì. Oh, ti sei nascosta e basta, hai dormito. Allora, abbiamo etichettato Ani? Dove vai? Ah, ok, prendi lo zaino. Anastasia ha etichettato, poi mi confermerete che l'ho fatto, vedrò anch'io il video perché ha fatto il video da sola. Sì, amore, Anastasia orologio, amore, brava, amore della mia vituzza, insieme a quest'altruzza. Non c'è lo zaino? Sotto il letto di Vanessa, secondo me. Andiamo. Dai, andate. Ma guardate un po', chi c'è qui, la prima cimicina della stagione? Mo ciao! Vuoi andare a fare un giretto fuori con la mamma? Vieni, vieni. Ci, eccoti, dove sei? Oh oh. Buon viaggio. Trovato lo zaino? Hai mangiato tanto tu, guarda, sei una mangiona. Che ora fai? Va bene, sembri un canguro con il suo pochino. Allora, Anastasia, dobbiamo decidere. La merenda così non me la fai tu. La merenda la possiamo anche mettere domani mattina. No, no, e no, e se ora, decidi di mettere la crostatina, non puoi tenerla fuori dal frigo. Domani mattina no, perché appena mi sveglio, prendo e la merenda. E vado. Anastasia, ma sai che non abbiamo neanche verificato il portamerenda? Sì, lo so. Sì, lo so. Quindi dobbiamo verificare anche quello. Siamo un po' indietro, eh? Vabbè, ma chi se ne... Allora, Anastasia, ho visto che hai etichettato i libri, molto bene. I quaderni non si etichettano. Ecco, brava, porta già domani le copertine e i quaderni. Porto tutto. No, quello... tutto. Aspetta, aspetta, io non voglio che il tuo zaino sia super pesante, perché poi voli giù dalle scale. Io ti faccio questi sacchetti, così li lascio le binelle se li prendono. Se non li voglio, me li riporto a casa. Perché sono le bidelle quelle che portano sui sacchetti, ok? Tanto sui libri c'è il tuo nome, qua puoi portarli tu, va bene? Ok, allora iniziamo. Ok, iniziamo a mettere tutto questo, ti do una mano. Piano, non cominciamo a stropicciare tutto. Ma prendine un po' per volta, scusa. È vero. Ok. Ok, poi mettiamo le copertine. Ecco. Perfetto. Ce l'hai la colla nell'astuccio, vero? Quindi quella rimane... Tutto. È volato tutto, Anastasia, per terra. Cos'è questo? Ah, la cartelletta col block notes, va con bene. L'astuccio c'è? No. Il diario te lo dà la scuola? Direi che il tuo zaino è pronto. Il resto lo porto io. Va bene, tesora. Tesorina. Tesorina del mio cuore. Tesorica. Non c'è più niente da prendere. La penna rossa ce l'hai? Lì ne vedo una. I libri. I libri li porto io. Ascoltami. Manca un rotolo di carta igienica e i pacchetti di fazzoletti. Ok. Io ti porto giù lo zaino, così te li metto già io. Okay. Va bene? E ti metto anche il portamerenda sul tavolo, perché adesso voglio che voi andate a farvi... E qui cosa metto? La merenda. Lì? Ma che ne so, niente. Ah, qua metto... La felpa, quando te la togli, sicuro. Sì. E poi metto la carta igienica. Ma io mi portavo lo spazzolino.
Ma te li lavavi i denti a scuola? Sì, molto. No, veramente? Sì? Sì. Allora, vai a prendere, sai cosa? Un asciugamanino. Adesso ti aiuto. Ti ho portato l'asciugamano e il rotolo. Poi le domani. Mamma mia, si ricomincia, Anastasia. Pesa tanto? No, è leggerissimo. Non è leggerissimo, però l'hai avuto più pesante. Fine settimana esci molto più pesante. È leggero, molto leggero. Bene, sei emozionata, amore? Sì. Ora sì? Metto quanto? Qua. Ok, adesso ritiriamo i libri. Va bene, manca uno che poi porteremo, perché domani vado a vedere se è arrivato. Qual è? Quello d'inglese. Va bene, tesoro. Io ti do la buonanotte, vai a farti la doccia. E vi voglio vedere a letto, perché domani alle 6:30 suona la sveglia. Ah! E si ricomincia la solita routine. Mettiamo la sveglia! Ragazzi, ma lo sapete che c'è una grossa novità? E che se andate sul sito www.vanityglow.shop potete preordinare le nostre nuove maglie Vanessa e Anastasia. Guardate. Wow! Cosa c'è dentro questa scatola? Che belle! Ma sono bellissime! Ma ragazzi, preordinatevi entro il 30 settembre, perché poi non ce ne sono più. È vero, bisogna fare in fretta. Salutiamo, perché domani veramente bisogna alzarsi prestissimo, le nostre magliette sono stupende. Cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video! Ciao! Buongiorno cuccioline, siamo tornati da Gardaland. Quanto vi siete divertiti a Gardaland? Tantissimo, però io personalmente sono molto stanca. Abbiamo camminato per 2 giorni di fila. Tu sei stanca? Abbastanza. Tu, ecco, perfetto. Ma domani dove si va? Dove si ritorna? A scuola, Vane, sei contenta? Sì. Sì, tu Ani? Insomma, Ani mica tanto. Poi fa anche ancora tanto caldo, veramente veramente tanto caldo. Con quel grembiule sarà un'impresa domani tenerlo su. Comunque dai, speriamo che ve lo facciano togliere. Ma adesso dove andiamo? Dobbiamo andare a comprare le etichette, perché dobbiamo ancora etichettare i libri, e le merende per la scuola, vero? Quindi andiamo? Sì. Sei sveglia? Ah, c'è un'altra cosa che devo comprare, perché è finita e qualcuno oggi mi ha chiesto una merenda speciale. La? Crepe. Sì, ma cosa devo comprare? Nutella. La Nutella! Ma cosa? Oggi a merenda non la crepe. Oggi a merenda vi faccio la crepe. Ma cosa ti ho detto però, Anastasia, prima? Che la crepe... Un giorno a testa. No, alla settimana. Un giorno alla settimana potete mangiare la Nutella, non di più. Perché altrimenti sarà l'ultimo barattolo che compro. D'accordo? Ma dove andiamo? Adesso vediamo, dobbiamo andare in diversi posti, va bene? Ani, prendi il tuo carrellino, così mettiamo le merende, dai. Ok, bellina. Allora, papà va a prendere la frutta e il pesce, noi andiamo a prendere le merende per scuola? Dai. Possiamo prendere anche i Ritz, che ti piacevano, da portare a scuola, i Chipster. Ok, i Fonsi. No, i Fonsi tu no, perché la maestra non vuole. Cosa fa? Lancia il carrello. Cominciamo con Anastasia. Anastasia, quante crostatine stai prendendo? Tutte quelle che ci sono? Ma ce ne sono solo 4. Va bene, poi veniamo a fare la scorta, perché Vanessina queste le mangia anche a colazione. Tu queste le porti a scuola? Sì. Sì? Ok. Anche patatine. Adesso andiamo a prendere i Ritz. Quali, Ani? Ma si sciolgono ancora, fa caldo, adesso non si può. Però ascoltami, se vuoi te le compro e fai merenda la mattina, la colazione la mattina prima di andare a scuola. Ma devi fare colazione, eh? Vale, questo lo vuoi? Il plum cake? Tu? Tu puoi portarlo a scuola il plum cake col succo, la maestra vuole. Dai. Allora. Compriamo, ascoltami, compriamo la confezione dei plum cake. Così ne mangi anche solo un pezzettino prima di andare a scuola. Ma lo sai che devi farla, tata, dai. Sì, la faccio, ma no, comunque. E con che cosa? Cosa ti piacerebbe avere? Pane Nutella? La mattina per andare a scuola pane Nutella te lo posso fare, perché ti dà energia. Va bene? Però la mangi, eh? Se non la mangi non te la do più, va bene? Devi farci solo colazione. Dove vai tu, nel frigorifero? Qua che ti compro, eh? Cosa hai scritto? Ciao! Dove stiamo andando? Che non c'è. Sorpresa. Hanno tolto la Nutella dal nostro corpo. Dove va? Dove va? Dove va? Dove è andata? Ha trovato ha visto la Nutella da un'altra parte. Prendi questa, che non è per niente piccola, ma è quella grande. Oh. Dai, su, fate le brave. Prendi, Fonsi, anche.
Ma queste sono le bustine, mamma? Sono bustine, sì. E poi hai preso un'altra cosa. La Nutella è perfetta oggi per la crepe? Ho detto che oggi te la faccio la crepe. E basta. Poi? No, non ti preoccupare che un barattolo di Nutella è sufficiente per due crepe. E avanza. La focaccia me la mangio già pranzo. Con che cosa? Col prosciutto? No, focaccia. Prendi. Guarda. Va bene. Ma pranzate con una focaccia e basta. No, certo. No, pranzate col prosciutto e la focaccia. Cosa stai facendo? L'ho trovato. Cosa hai trovato? Sì. Quella gigante? Sì. Hai capito cosa ti ho detto io, dico, dell'uso della Nutella? E tu hai tolto l'altra? Sì. Pizza per Anastasia. Pronti? Andiamo. Sì. Sui libri, ok? E poi sì. Cestoni per ritirare delle cose. Secondo me sono di qua. Manca solo quello? Penne ne abbiamo, abbiamo tutto, giusto? Bimbe, cerchiamoli qua, io non le vedo le etichette, non so come fare. Quali etichette? Quelle da mettere sul libro per scrivere il nome e cognome. Ah, ma ce l'abbiamo a casa. Ma poche. Oh, ma perché? Non è possibile. Provate, fa vedere se sono belle. Quante sono? 120, va bene, va bene? Abbiamo trovato tutto? Sì. Ora, siamo tornate a casa. E devo parlare. Cos'è il linguaggio dei sordomuti? Allora, vediamo se riesco a tenerlo. Vediamo quanto equilibrio anche hai. Non riesco a tenerlo. Bravissima Anastasia, complimenti. Guardate. Hai vinto il premio per quella che non riesce a tenere neanche un secondo. Mi raccogli per terra il bust, la tazzina, i giochini vari? Vanessa, apri soltanto uno di questi e etichettiamo tutti i libri. Anastasia, scrivi tu il tuo nome e cognome sui libri? Sei sicura? Prendi una penna. Oddio. Wow. Si è fissata con le sue penne. Cosa? Diglielo anche alla maestra. Diglielo anche alla maestra di stare zitta domani che devi fare la SMR. Guardate. No, non aprirlo, non aprirlo. Anastasia, non aprirlo perché basta questi, bastano. Prendete una penna a testa, dai. Allora, ti posso dire una cosa? Era meglio scrivere sui libri. Era meglio scrivere sui libri col pennarello indelebile perché questi si staccano. E poi usate anche la penna cancellabile voi, fantastico, bravissima. Ma certo cosa? Come? Vanessa, smettila. Penna incancellabile. Che sei? Quella glitter. Zitta che anche lei si è fissata. Ma tu ancora lo ancora? È nuovo, ha ragione, usato ma nuovo. Va bene, ascolta. Dai, per favore, bambine. Ma che ti fai male l'elastico? Ti fai male, ti fai male. Prendi la forbice. Anastasia, prendi tutti i libri, dai. Ma smetti. Mamma mia, non sei neanche sentito. Wow. Ok, benissimo, mi sembri una psicopatica, ma va bene così. Allora, libro. Libri. Mio Dio, Anastasia. Ah, ma sono qua quelli dello scorso anno. Brava, che dobbiamo togliere ancora tutte le copertine. Mio Dio, siamo un attimino indietro, eh. Sei sicura che quello di quinta? Sì. No, è di quarta. Ok. Non ci sai neanche il mio nome. Comincia a etichettare, scrivere nome e cognome. Ma metti VR o Vanessa e basta, Vanessa. Ah, ok, amore. Perché lo togli? Perché non sono. Era bello come ASMR, però. È vero. Anche devo scriverlo qua. Sì. Dove? Dappertutto. Guardate, guardate. Vanessa. Vedete? Vediamo. Sì, scrivi nome. Qua e qua. Cognome? No, no, sì. I libri vanno etichettati, non i quaderni. Sui quaderni dobbiamo mettere le copertine. Però Vanessa, non abbiamo preso le etichette che vanno nelle copertine. Dobbiamo modificare il numero. Ma magari è cancellabile. Pronto? Sei impegnata? Quinta B. Wow, sei emozionata? Ultimo anno delle elementari, eh. Dico, sei emozionata? Cosa fai tu? Anche tu? Scrivi solo Anastasia, ok? Allora, io adesso, Anastasia, mentre tu fai questo lavoro, ti tolgo tutte le copertine dai quaderni vecchi, d'accordo? Sì.
Allora, scriviamo. Tranne in quelli non finiti. Ma Anastasia non ci sta. Come no? Ani. Ma no, ci sta Anastasia, dai, se scrivi piccolo. Togliamo. Hai finito? Fammi vedere. Bravissima. Non vedo, amore. Due. Dov'è Anastasia? Qui non lo leggo. Ah, non l'avevo visto. Sono appiccicata. Anastasia. Bravissima. Però ti devo ricordare una cosa, che il libro di religione è su. Quindi dobbiamo andarlo a prendere. Ma domani non portiamo tutto, eh? Portiamo solo quello che ci hanno chiesto. Man mano, ogni giorno porteremo tutto, d'accordo? Tu come sei messa invece? Queste scienze? Questa è storia, geografia, scienze e tecnologia. Vedi? Ecco. Sei contenta, amore? Sì, perché forse maestra scrisse... No, ho sbagliato. Vabbè. Sì, iniziamo da te. La maestra Elisa ha chiesto di portare il libro delle vacanze, il libro della lettura e parte del materiale. Quindi, cosa vuoi portare? Dai, Ani... Metti in cartella, il libro delle vacanze c'è già. Metti, aspetta, metti, perché? Perché hai l'ansia? Ma va. Metti il libro della, ce l'hai già nello zaino, quello delle vacanze. Poi metti quello della lettura che stavi leggendo. Quale? Finiremo di, quello di, della, no, quello della fattoria. E poi che cosa portiamo? Cosa portiamo? Alla forbice mi serve. Io non so cosa portare. Ani, cosa portiamo? Ma in che senso cosa portare? Come materiale tu vedi? No, devi portare la fattoria e basta. Il brutto anatroccolo te l'ho fatto comprare adesso io. Adesso cosa ho detto? Di portare di storia, geografia? A te? Di te? Matematica. Adesso te lo dico. Okay, storia, geografia, il libro delle vacanze e matematica, mi sembra. No, aspetta, aspetta, ragioniamo un attimo. Tu hai etichettato tutti i libri, giusto? Sì, adesso ti dico che cosa vuole la maestra per domani. Il libro delle vacanze, poi storia, geografia e matematica. Aspetta che mi prendo. Allora, matematica, scienze no? No. Allora, matematica... E anche il libro. Sì, facciamo libri e quaderni, di storia, geografia, matematica. Pulisco questi quaderni. No, i quaderni non sono da pulire. I quaderni sono nuovi e carta. Se mi pulisci il quaderno me lo rovini. Geografia? Sì. Dai. E storia? Geografia dov'è? Ecco. Anastasia, se tu metti dell'acqua sul foglio, il foglio si rovina. Allora, geografia. Non farlo. Geografia, storia e matematica. Hai preso anche i libri? Sì. Bravissima, amore. Puoi metterli nello zaino, ok? Ok. Io non voglio iniziare a sclerare il primo giorno di scuola, quindi portiamo matematica, che è importante, italiano, ok? Quindi prendi libro e quaderno di matematica. Dov'è? Dov'è? Ah, giusto, no, aspetta, aspetta, aspetta. Portiamo, facciamo così, Ani, portiamo tutte le copertine senza i quaderni, poi portiamo un quaderno a righe e un quaderno a quadretti, più quello che c'è già nello zaino che ti ho fatto riportare a scuola perché sono quelli vecchi dello scorso anno e hanno chiesto di essere riutilizzati quest'anno. Ok. Perché per me forse domani matematica e italiano la farete, che sono le materie più importanti, principali, ma non è stato specificato nulla dalle vostre maestre e quindi io ragiono così. Cominciamo a portare quelli e poi man mano portiamo tutto nei giorni successivi, d'accordo? Tanto sono i primi giorni. D'accordo. Sono i primi giorni e sicuramente non è che inizierete a fare lezioni a tempo proprio pieno. Va bene, tesoro? Sì. Vane, tu che stai facendo? Tu stai... Tu sei... la forbice ce n'è una, io lo so, adesso ti aiuto, aspetta. Dani, no, metti le copertine che mancano, così le hai già tutte a scuola, poi portiamo anche il block notes, ok? Mettile bene, tesoro, Bene. E poi ti volevo dare, come anticipato, un quaderno a righe e un quaderno a quadretti. E poi portiamo il libro di italiano e il libro di matematica, okay. Poi basta, allora, perché già pesa questo, troppo. Questi a quadretti. Quadretti, allora va bene. Sì, portalo. Allora. A questo è una righe. Io l'ho già fatto. No, hai corsi, sì, lo so, amore. Questo. Lo so. Ha un colore strano questo quaderno, quadretti, è azzurro. I quadretti sono azzurri, questo no? Questo no. Quello. Porta questo. Ok. Giusto perché mi ispira di più. Anche questo. E poi a righe. E poi uno a righe. Qua sotto. Sì. L'ho preso io. Ah. Yeah. Perfetto. Brava mamma, non è vero? L'ho preso.
Ecco. L'hai trovato, Vane? Ok, quindi bene, metti questi due, una riga e una quadretti, bene bene, senza piegare le copertine. Perché c'è una benda? Questo qui l'ho trovato su, e l'ho trovato su, guardami Vane, anche questo, il quaderno, il libro di religione di quinta. E abbiamo trovato questa. Ma non è vero, questa era già sul tavolo. Ma tu ce l'hai la penna nell'astuccio? Ce l'hai la penna nell'astuccio? Sei sicura? E perché c'è questa penna qui? No, adesso quelle altre che mi piacciono di più, questa ci carica subito. Guarda che io voglio le ricariche. Guarda, l'hai trovata? No, non ci credo. Noi siamo usciti oggi in preda al panico. No. Sì, questa è la scorta dello scorso anno, che era su. Vabbè, fa niente. Ani, devi trovare... Devo mettere delle penne. Devi trovare il libro di matematica e il libro di italiano. Zaini terminati. Speriamo di aver fatto correttamente. Comunque il primo giorno poi ci diranno le maestre, ok? Dovete decidere la merenda da portare. Fonzi e baci. Estate. Fonzi e baci? Ed estate. Ok, cominciamo a mettere i fonzi e i baci nello zainetto, amore. Ok. Vai, tu invece? Estate. Ma l'estate, ma l'acqua? Portatevi anche l'acqua, che fa, sì, caldo. Ci sono 30 gradi domani, L'estate con, ci sono i Ritz, c'è il panino col prosciutto. Se vuoi il panino però col prosciutto te lo faccio domani mattina. Ok. Vuoi il paninetto col prosciutto? Va bene, dai. E due baci di dama. Baci di dama. Baci di dama. Pranzate a scuola? Sì. Volete pranzare a scuola anche tu? Sì. Ok, va bene. Allora ragazzi, concludiamo qua il video. Vanessa, io ho visto veramente poco di quello che hai fatto tu, perché tu sei più grande, non c'è niente. Era merenda. Mamma, questo qua. Zaino è bellissimo, pienissimo, pienissimo di tasche, troppo. Poi qua avevo salviette. Porta anche un pacchetto di fazzoletti, però tu hai portato proprio il pacchetto intero. Mm. Poi che non capisco cosa serve. Qua la pochette con la carta per la spazzolina, eccetera. Brava. Qua gli evidenziatori. Okay. Ah, manca, sapete cosa manca? Il rotolo di carta igienica. Ani, tu no. Devi No, adesso, poi ce lo poi dimentichiamo. Brava, sì. E qua? I libri. Vediamo un po'. Boh. Ho visto che, vabbè, non hai portato ovviamente i fogli A4, neanche i cartoncini, ma quello ve lo dirà la maestra. Sì, metto la cartella. Ok. Anastasia, mi sembra che il tuo zaino sia più piccolo, non capisco. La tua cartelletta, o è più alta la tua cartelletta? Sì, lo so che vuoi la crepe, adesso te la faccio. Sì, va bene. Allora, salutiamo i nostri amici. Cuccioline e cuccioline. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like a questo video. Buon inizio scuola. Ciao. Ciao. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù. Mamma